Sono stati 2.800 i cittadini che hanno espresso il proprio voto per valutare 6 dei 14 progetti finalisti del bilancio partecipato del Comune di Fano. Durante la cerimonia di presentazione dei progetti vincitori, che si è svolta nella Sala San Michele, il sindaco Seri, a seguito della votazione, ha annunciato che ai 200.000 euro stanziati inizialmente ne verranno aggiunti altri 100.000, così da finanziare tutti e 14 i progetti. Un percorso articolato che aveva come finalità quella di creare un collegamento forte tra l'ente comunale e la città, facendo leva sul valore della partecipazione. 50.000 euro invece saranno destinati alla città dei bambini e delle bambine che hanno scelto di riqualificare l'ingresso della scuola Corridoni di Viale Gramsci. Una prima prova, il primo anno che mettiamo in campo questo procedimento di partecipazione attiva dei cittadini alle scelte dell'amministrazione. I 6 progetti maggiormente votati sono il progetto di videosorveglianza con telecamere OCR per il quartiere di Ponte Sasso. Il secondo progetto è un collegamento in sicurezza e decoro urbano per il quartiere delle Fontanelle. Il terzo progetto tratta invece il ripristino della pista di pattinaggio del Parco delle Rose a Poderino. Il quarto progetto è la staccionata della Piazza dei Bambini a Bellocchi. E il quinto progetto, il laghetto e il bosco dei bambini a Casa Archilei. E il quarto progetto è il percorso a Carignano Heritage Trails. La giunta, di concerto anche con i consiglieri, ha deciso di finanziare maggiormente questa misura e quindi tutti i 14 progetti che hanno gareggiato e che sono stati comunque scelti dalla giuria popolare saranno finanziati. Questo proprio per dare un messaggio, diciamo così, di maggior valore allo sforzo che è stato fatto sia da chi ha presentato i progetti e anche di tutte le persone che hanno sviluppato poi il processo del bilancio partecipato in queste settimane. Oggi abbiamo in mano uno spaccato di necessità che rende anche più consapevoli noi amministratori, perché è una collaborazione aperta con le persone e ci fa capire anche quanto la partecipazione sia importante, anche quanto in futuro debbano essere portate avanti i progetti anche più importanti che guardano alla partecipazione. Oggi, visto tutto questo valore che si è rappresentato in questo progetto, abbiamo deciso di finanziare tutti i 14 progetti che sono stati presentati e che sono stati scelti dal Comitato Tecnico Organizzatore. Abbiamo avuto anche un riscontro del voto online, non di poco conto, perché diverse migliaia di cittadini hanno votato, quindi lasceremo in eredità alla prossima giunta un bel lavoro, un bel percorso che dovrà migliorare sicuramente, però speriamo che venga portato avanti anche dalle prossime giunte.